Sono scioccato, sconvolto e confuso. Un po' Così confuso. confuso da colpirmi da solo o poco ci manca? Perché ragazzi, io credo che questo sia un contenuto d'obbligo per la scelta che è stata fatta per il club in cui attualmente milita, anzi, militava, Limitava, non esatto. militavo, seppure compagno di squadra, il calciatore e per la scelta che va a Per il fare. futuro. Perché ragazzi, la prossima squadra de Per Casemiro. un club che è importantissimo, ma che attualmente sta passando dei momenti. Senti, fa una cosa, calmiamoci perché qua penso che se poco poco accendiamo la miccia, parte il discorso se 26 minuti srotola. di video, io pure ho cose da srotolare. Quindi Detto questo, salutiamo subito, ciao tutti quanti e ben ritrovati. Casemiro è praticamente, dal momento in cui lo annunciano, una volta Di Marzio, una volta Fabrizio È Romano, tutto fatto. un nuovo calciatore del Manchester Del Manchester United. United. E anche le cifre, sia quelle per cui è stato acquistato, sia quelle che percepirà lui. Mo' ce passiamo, ci arriviamo con calma. Regà, lasciate mi piace, è gratis, supportate i nostri contenuti, più mi piace lasciate e più contenuti vi portiamo. Ma che vi costa? Quando vedete il video, pa, ma non solo su sto contenuto, è un modo per ringraziarci per i contenuti che vi portiamo, per l'impegno che ci mettiamo. Poi se ci volete ringraziare proprio completamente, vi iscrivete, attivate la campanellina, se siete interessati, ogni volta Balliva! va arriva la notifica sul cellulare, ogni volta che pubblichiamo qualcosa. Altro canale YouTube di calcio parallelo a questo è il canale Extra Calcio, li trovate in descrizione o compariranno qui durante il video. Io Ma da partirei, dove vogliamo ce l'ho io, partire? partiamo con calma e con ordine, perché se uno pensa a Casemiro va allo United, uno si chiede perché? È Perché lo United, impazzito? no, perché lo United fa una proposta, secondo me, irrinunciabile per il Real Madrid, perché offre 60 milioni più altri 10 Lo di bonus. avrebbero trattenuto. Non è una, secondo Secondo me, me no, secondo me no. A un fanno. giocatore che ha 30 anni, per carità, ok, va benissimo, ma sono 70 milioni di euro! 70 milioni di euro per un centrocampista che tu ormai hai da tantissimi Premuto, anni, vale 40. vale Transfermarkt 40. lo valuta 40, quindi l'oscillazione, dai. Quindi capisci che il valore del calciatore forse è stato anche sopravvalutato per quelle che sono le valutazioni di Fa, ma è mercato. Casemiro. E È Casemiro va benissimo, Casemiro. però Casemiro con il Real Madrid ha vinto tutto il possibile. Capisci che se io riesco a guadagnare da un calciatore che ormai mi ha dato tutto, tutto quello che era possibile, mi ha portato 5 Champions sto Sto calciatore. discorso io non lo faccio dal lato del Real Madrid No, e ci io invece lo riallacciamo alle parole faccio. di Ancelotti. Sì. Secondo me è più, come dice lo stesso Ancelotti, una scelta che c'ha in realtà sei facce, secondo me, che c'ha sei risvolti, Sì, che fa lo stesso Casemiro. E certo. ragazzi, è inutile che, perché sento gente di sì, ok, Ancelotti ne ha parlato, ha fatto il discorso più sulle, come si dice, sugli stimoli, no? Sì, Vuole certo. il calciatore, ci ho parlato, vuole nuovi stimoli, ma è anche Vuole una nuova sfida. normale. Ma allora, io la metto È anche lo su stesso questo discorso, si punto. riallaccia a quello che ho detto io adesso. Ci stanno anche i soldi di mezzo. Ci sono anche i soldi di Perché mezzo, lui certo. attualmente con Real guadagnava 10. Sì. Va allo United e ne prende 20. Cioè, 20. il doppio. E infatti Cioè, è per questo che ti stavo dicendo, facciamo prima ordine sulle ma è cifre. Perché difficile fare se... ordine su una situazione del genere. No, perché è per quello che ti sto dicendo, perché se lo United offre 60 più 10 alla squadra, al Real Madrid, e il doppio dello stipendio, da 10 a 20 al calciatore, capisci che è un'offerta irrinunciabile per tutte le parti in causa? Quindi se Casemiro ti dice, sì, ok, voglio la nuova sfida, non è che il Real Madrid si mette a piagne e lo blocca, perché comunque gli entrano 70 milioni in cassa, capisci qual è il problema? Perché ti dico che sono importanti pure 60 più 10 che entrano al Real Madrid? Lo United però dimostra di essere in cantiere aperto, un cantiere in cui No, lo attualmente i United risultati non no, è arrivano una e squadra stanno a allo fare. sbando. Non è un Esatto, cantiere aperto, è una squadra allo allo sbando. Ho sbando. sbagliato io il termine, Perché un no? cantiere aperto vuol dire che ci stanno dei progetti L'unico modo per da mettere in piedi. convincere e prendere, io Casemiro lo considero top nel suo ruolo, l'unico modo Assolutamente. per prenderlo a 30 anni era fare un'offerta di questo Ma tipo. capisci Convince il che sono calciatore, passati si da Rabiot? autoconvince Real Ma Madrid, sì, no, tu esatto. pensa pure alla come ti posso dire? Non l'intelligenza, non mi viene nemmeno il termine, però comunque lo United che passa da Rabiot a Casemiro.
Cioè, qual è il nesso tra i due calciatori? È una mossa disperata. Bravo, la è mossa una mossa della disperazione disperata per cercare di ottenere risultati che sul campo non stanno arrivando. Però lo fa in una maniera che per il futuro potrebbe diventare, io ve la sparo qua, poi magari riprenderemo sto contenuto tra 5 anni, il Barcellona attuale. Perché scelte di questo tipo, per carità, Casemiro là è una certezza, però scelte di questo tipo fatte così, avventate, a livello economico, a un trentenne gli dai 20 milioni all'anno. Hanno fatto la stessa cosa con Varane, eh? Varane preso dal Real Madrid, Varane mi sembra che le prime due partite si sia mangiato la panchina, non mi sembra di averlo visto in campo, l'ho visto in panchina. Che te devo dire? È una situazione particolare, allora se la guardiamo dal punto di vista economico, regà, guadagni 10 milioni all'anno, ne guadagni 20, secondo me, okay. Sì, ma te cambia la vita, c'hai 10 milioni all'anno, questa è una vita che va in giro. Però e per ce convincerlo, ne più. Però per sì, convincerlo, infatti, perché devi sposare un progetto sfida, che non c'è? Esatto, lui la nuova sfida la vuole per quello, perché dice, c'ho la copertura che intanto piglio il doppio, e non lo metto in dubbio del fatto che lui, dopo aver vinto tutto, dopo aver dato la sua esperienza a Real Madrid, potrebbe pensare, ma comunque Real Madrid nei singoli, oh, non è una cattiva squadra, perché qualche singolo importante ce l'ha. Lo United, non è lo United, scusatemi. Lo stesso Varane, no? Lo stesso Ronaldo, che non so se resterà, ma non credo arrivati a sto punto, però potrebbe eventualmente anche restare alla fine, se sì, non dovessero arrivare a offerte. Dice, comunque, i tasselli ci stanno. Maguire, soprattutto, il difensore più pagato della Serie A. Quindi lui dice, mi voglio mettere alla prova e voglio vedere come valore aggiunto di me stesso in una squadra del genere, dove può arrivare sì, questo United che comunque veramente, come dicevi tu, è completamente allo sbando. Quindi più soldi, progetto allo sbando, vediamo il mio ruolo, vediamo quello che riesco a dare. Ovviamente. Vediamo se veramente a 30 anni, all'apice della mia carriera, riesco a ribaltare le sorti di una squadra e a portarla da un club di media fascia, seppur di United club di media fascia mi sembra una bestemmia, però la verità attuale è questa. Aspetta però, club di media fascia in Premier. Certo. Perché parliamo solo di Premier. Ma perché poi se guardiamo, ultimamente in Europa non è che sta a fare tutto sto granché sto United. No, non sta facendo. Cioè in generale proprio lo United. No, però se vai a guardare lo United a livello dei nomi, perlomeno dei nomi, sì, è una squadra di primissimo livello. Per carità. Che poi in Premier purtroppo la squadra non giri a dovere, anche negli ultimi anni, oltre che in questo inizio di stagione. Comunque a livello dei nomi ci stanno, è una squadra importante. Certo, almeno su questo sì, però ci stanno squadre che girano meglio, perché ovviamente su tutte, il City dall'altra parte di Manchester, il Liverpool, il Chelsea che comunque ha vinto anche una Champions 2 anni fa, se non mi sbaglio, il Tottenham pure poco Conte sta andando abbastanza bene, l'Arsenal si è ripresa alla grande, quindi diciamo che le concorrenti adesso per lo United non mancano, è un pochino indietro rispetto a tutte le altre squadre. Sinceramente faccio fatica a capire fino a che punto Casemiro possa dare la svolta a questo United, perché non è Casemiro che ti fa la differenza, ti può sicuramente dare più equilibrio alla squadra, quindi la squadra può giovare dell'aiuto di Casemiro, certo, ma non è quel calciatore che ti sposta gli equilibri in maniera clamorosa, che ti risposta da una parte all'altra, non è esatto, più il Cristiano Ronaldo che dallo United va al Real Madrid e quindi parlo di e quindi è completamente un altro tipo di discorso. Numericamente loro comunque stanno a posto, lo ha detto lo stesso Ancelotti, Tchouaméni, io ogni volta dico Tchouaméni. E numericamente tu capisci bene che il Real Madrid già si è mosso prima, perché già stava a pensare al futuro, non pensava che sto futuro era così sostituto di Casemiro sarebbe arrivato così rapidamente. Però ecco, già si sono fatti troppo pronti, quindi forse accettare una situazione di questo tipo significa semplicemente accorciare i tempi e già pensare al futuro. Tu pensa che quando li ripigli, se Casemiro tra un anno mo vale 40, tra un anno se fa una stagione come si vale 25, quindi dice, sai che c'è, in tempo di crisi, in tempo di guerra, non si butta niente ogni buca e trincea, era una mossa che dovevo fare, la faccio mo. Quindi dal lato del Real Madrid, secondo me, meglio che così non potevano fare. Tu pensa solo che con l'incasso di Casemiro si sono più o meno ripagati Tchouaméni. Se non l'investime... mi ricordo, 60 80 era. Più 20. Ah, era 80 più 20. Ah, sì, era 80, 100, era 80 100. Più 20, 100. Vogliamo fare che gliene entrano 60 precisi per Casemiro e ne spendono 100 per Tchouaméni? L'hanno spesi 40. Se lo so già ripagato. Hanno fatto già tutto. Quindi secondo me, come ho detto tu prima, come ho detto già inizio video, scelta
che per quanto sia dettata anche dalla volontà di Casemiro, ma il Real Madrid non si mette a piangere perché se ne va Casemiro, perché gli arrivano dei soldi importantissimi. Sposta, sposterà gli equilibri Casemiro? Risolleverà le sorti dello United? La vostra qua sotto nei commenti. Chissà. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ci sembrava doveroso fare un contenuto di questo tipo anche per cercare di capire a livello psicologico quali sono i ragionamenti che fa il calciatore per fare una scelta di ridimensionamento pazzesco alla fine. Perché questo l'anno prossimo potrà rivincere un'altra Champions potenzialmente, partita favorita. È quello il nesso che io non comprendo, perché dico, voglio continuare a vincere. Se Casemiro avesse rifiutato, il Real non gli avrebbe detto guarda che ci stanno free 70, no. Pace, io sono sicuro che sarebbe rimasto. Hanno fatto di necessità virtù, diceva esatto. Se proprio vuoi andare vai, ma se no ci avrebbero avuto tutto l'interesse a trattenerlo e a continuare a lottare per l'obiettivo comune, assolutamente, difendere il titolo in Champions, se così lo vogliamo dire, e anche in campionato. Se fanno anche queste scelte da parte dei calciatori importanti, devo capire e devo cominciare ad accettarlo. È arrivato il momento, ecco. Cambiamo aria e vediamo quello che succede. Alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi. Ciao belli.